Per gli alunni si avvicina il ritorno a scuola in presenza che arriverà il 24 settembre. Le scuole si stanno organizzando per garantire lo svolgimento delle lezioni in totale sicurezza con nuovi approcci didattici e tecnologici. Uno di questi istituti è l'IIS Vico De Vivo di Agropoli. La dirigente scolastica Teresa Pani ha parlato ai nostri microfoni di questa ripartenza delle scuole e di come l'istituto agropolese si è attrezzato. L'emergenza sanitaria ha reso necessario ridefinire l'intero assetto organizzativo del nostro istituto. Ciò naturalmente ha determinato la delineazione di un piano di rientro a scuola per definire misure di contenimento, misure organizzative, misure preventive, di prevenzione per poter consentire un accesso a scuola in sicurezza fin dai primi giorni di scuola del mese di settembre. Naturalmente il lavoro è stato duro, continua ancora in queste giornate. Primo momento fondamentale, appunto come lei diceva, è stato necessario effettuare una ricognizione degli spazi presenti all'interno dell'istituto. La ricognizione è fondamentale per capire effettivamente laddove poter utilizzare gli spazi ed eventualmente intervenire anche con delle azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, naturalmente in collaborazione con la provincia. Una delle maggiori novità sarà nel modo di fare lezione. Le classi potranno accogliere 15 alunni al momento in seduta singola nei banchi classici, in attesa dei banchi monoposto che dovranno essere forniti alla scuola. Il restante degli alunni seguirà tramite video lezione. All'insegnante verrà fornita una tavoletta digitale sulla quale scrivere ed il contenuto verrà proiettato sulla LIM o sui nuovi schermi touch presenti nelle aule e acquistati con i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione. Quindi da ora l'insegnante potrà svolgere la lezione direttamente dalla cattedra e visualizzare sul portatile gli alunni connessi in DAD. Anche i genitori, inoltre, verranno formati online dalla scuola sulle nuove disposizioni di sicurezza anti-Covid. Abbiamo acquistato queste attrezzature da utilizzare soprattutto nelle classi che praticano una didattica mista. Quello è un monitor touchscreen che servirà per gli alunni che sono in presenza, quindi tutto ciò che io farò nella mia postazione gli alunni in presenza lo vedranno là come se si trattasse di una lavagna. Invece per i ragazzi che si collegano da casa vedranno sempre quella schermata e vedranno il volto del docente ovviamente rimpicciolito, mentre io sul computer vedrò tutti i ragazzi collegati in una griglia, vedrò tutti i ragazzi collegati da casa. In questo momento stiamo simulando col collega, quindi vedo solo il collega, altrimenti vedrei in griglia tutti i ragazzi. Quando io scrivo qualcosa, quindi viene replicato appunto come dicevo sulla lavagna, quindi i ragazzi a scuola vedono quello, i ragazzi a casa vedranno quello, ascolteranno, potranno intervenire direttamente e io invece terrò sotto controllo i ragazzi. Questa è una tavoletta abbastanza avanzata, una 16 pollici, che quindi ci permette di usare vari strumenti, di usarla come se fosse una lavagna praticamente, quindi noi riusciamo praticamente a scrivere formule, quello che vogliamo, come se lavorassimo con un gesso, con una lavagna normale. E abbiamo la possibilità però di proiettare in classe e di mandarlo a casa. Però non mancano le criticità, secondo la dirigente Pane. Ad ora alla scuola sono stati consegnati solo 3 termoscanner invece dei 6 richiesti per i 6 ingressi strutturati nell'istituto. Mancano anche i banchi monoposto che verranno forniti all'istituto solo a fine ottobre. Mancanze anche nel personale ATA per il quale è stato richiesto un aumento di numero e per il quale si è in attesa di risposte. Punti critici sono tantissimi, punti che naturalmente sono stati affrontati e man mano poi definiti all'interno di questo piano di rientro scolastico del nostro istituto. Sono per esempio gli accessi, gli ingressi alla scuola. Fortunatamente il nostro istituto è abbastanza grande, anche le altre sedi ci consentono di prevedere più ingressi scaglionati per i nostri studenti, naturalmente anche in orari diversi. È stata prevista naturalmente una segnaletica orizzontale, una segnaletica che indica non solo l'ingresso nella scuola e l'uscita, ma anche
la mobilità all'interno dell'istituto stesso. Un'altra criticità può essere l'utilizzo dei servizi igienici e sicuramente la necessità di avere un personale aggiuntivo che possa supportarci, sostenere in questa situazione di estrema emergenza. Io mi auguro che la situazione possa cambiare in meglio nel più breve tempo possibile. Ci auguriamo di poter tornare nella normalità, ma stiamo lavorando affinché anche in questa situazione di emergenza i ragazzi possano vivere la scuola con estrema serenità.